Buonasera a tutti, ciao a tutti, adesso aspettiamo un attimo che si, colleghi, si colleghino e partiamo, ciao Marco, benvenuto Ciao Michele, speriamo che la connessione ci... Insomma, non ci faccia brutti scherzi, così magari possiamo leggere tranquillamente ehm, il capitolo Questo, questo capitolo nat natalizio quasi, se vogliamo Ah, io direi nel mentre che aspettiamo, nel mentre che aspettiamo che si iniscano tutti. Tanto poi comunque verrà ripubblicata la diretta, ad iniziare con, con qualche piccola novità. Vai, eh, mi prova. devo togliere una cuffietta perché altrimenti... Vediamo se mi sorprendi. No, allora, eh, pochi giorni fa stavamo parlando appunto dell'uscita di... Mh, eh, di Rezuden quindi del, sì, di della Sers storia, Sers appunto, Re Rezuden, certo. Eh, sì, che poi comunque è una trilogia. Sappiamo quindi divisa, divisa, in, tre, eh, divisa in tre parti: con l'ultima parte. L'ultima parte è quella, la copertina mi è molto piaciuta perché mi ha molto, eh, mi ha molto intrigato il fatto che. Appunto, nella copertina dell'ultimo volume della trilogia ci siano Naruto e Orochimaru, quindi spoiler per chi, eh, per chi non conoscesse ancora la copertina del, del, del finale, del, appunto di questa trilogia, sono Naruto e Orochimaru, quindi credo siano i protagonisti poi dell'ultimo ehm, dell volume. Quello che volevo dire è che, facendo un po' di ricerche, come sospettavo, è appunto eh, canonico, è una storia canonica. Eh, nel senso che ho, ho, letto ho letto parecchie informazioni, e non c'è nulla appunto che vada contro, contro quello che è stato detto nel manga. Eh, è collocato comunque dopo al termine della guerra, quindi tra gli avvenimenti di, eh, della parte finale di Naruto e, e l'inizio di, di Boruto. Quindi è, è, considerato, è considerato comunque canonico, cioè nel senso non c'è un'ufficialità un proprio. Uh, ufficiale ufficiale detto sì è canonicissimo però si sì, può essere considerato canonico appunto perché oltre che ampliare il francese di naruto comunque eh, hanno spiegato che non va contro contro quello che c'è stato detto nei, nei capitoli precedenti infatti poi eh, in questa trilogia viene appunto spiegato che anche agoromo eh, soffriva, di, soffriva di questa di questa malattia eh, Mh, però essendo uno Suzuki mh, comunque molto, molto più forte eh, all'epoca di Naruto, poi è riuscito a, è riuscito a sconfiggere questa mh, appunto questa malattia che prende anche il nostro protagonista, poi eh, dell'ultimo eh, dell volume. Quindi insomma, senza troppi spoiler, senza niente, è considerabile eh, come canonico. Mentre poi oh, sono andato anche a, a rivedere. Eh, il, il romanzo di Sakura eh, che è conosciuto poi come Sakura Hiden eh, in Giappone eh, quello realizzato su Sakura è ufficialmente canonico eh, perché è ambientato Marco, tra il non, non sono d'accordo cioè sono, sono quelli tra virgolette canonici perché sono quelli meno che, vanno, che non vanno contro il manga però ufficialmente non sono nel canone cioè, L'unica cosa, no, allora... cosa che si sa è che quando si doveva iniziare Boruto eh, c'era l'ipotesi di adattare questi, man, questi, questi romanzi. Poi è stata scartata per preferire la, eh, il romanzo di Sumire. C'era questa ipotesi. Ma non è che vuol dire che sono, che non è che sono stati scritti da Kishimoto, Kishimoto. Kishimoto semplicemente ci ha fatto le cover perché erano quelle che mi sono piaciute di più. Infatti, infatti, aspetta, ho sottolineato, dalle informazioni che ho letto e che ho trovato, è considerabile come canonico. Però appunto risottolineo, non ho detto che c'è l'ufficialità, nel senso che è stato detto proprio è canonico, quindi prendetelo per, per canonico. Però comunque sia è considerabile canonico perché non andando a intaccare la, la trama principale del manga, essendo ambientato dopo la guerra e prima di Boruto... È comunque sia è, è considerabile canonico nel senso è, è un'aggiunta se ci perdiamo questa malattia di Naruto diciamo che in Boruto non, eh, nel senso non, non ci toglie nulla perché comunque poi non va a intaccare la trama di Boruto però è abbastanza godibile, cioè per quanto ho detto, essendo anche una trilogia, quindi non essendo un'unica uscita, non, insomma, una, non è una cosa così stupida. c'è un grande lavoro dietro e considerabile, canonico anche per quello. Comunque, perché c'è stata molta attenzione e molto lavoro su, eh, su questa trilogia, che a quanto pare ci tenevano particolarmente a, a creare. Poi, per quanto riguarda invece Sakura Iden, eh, che è un altro romanzo poi al di fuori di questa trilogia che è ambientato tra il settecentesimo capitolo di, di Naruto um, e poi eh, Boruto, quello invece è proprio canonico per quanto riguarda la storia di Sakura. Guarda, eh, in questi giorni capisco magari la tua perplessità, anche la tua voglia di non volere Sakura come protagonista no, no, principale, no, no, non, è, non è però è Sakura, ti manderò capire. tutte le informazioni. Vabbè, le, le confronterò con... Per quello che so io non sono canonici nel senso proprio. Nel senso, non sono canonici nel senso che, che Shimoto ha detto, questi sono canonici, che io sappia. Poi, non lo so... Sì, per, per quanto riguarda quello io di so Sakura... Solo, io so, io so sì. solo che sono quelli, sono canonici nel senso che non vanno contro il manga, in quel senso lì. Si possono considerare come tali. In quel senso, Guarda, per, per, quello... Senso, non, per quello di dicendo, Sakura... Per quello di Sakura, appunto, per quanto ho letto, è, è un ampliare: è proprio un ampliare la storia del, del personaggio, che poi è stato fatto, appunto, eh, è stato fatto per celebrare poi 15 anni di Naruto, perché è uscito in Giappone, se non sbaglio, nel, intorno al 2015, tra il 2015 e il 2017, se non ricordo male, è stato proprio è stato proprio confermato che, che è canonico comunque ti lascio un po' sulle spine e poi metterò tutte le informazioni ufficialmente su instagram come, come una piccola chicca esclusiva che poi condivideremo solo in seguito nella, nella pagina e nel gruppo poi quando c'è da lavorare su sakura io sono super pronto a trovare tutte le informazioni che, che servono insomma però comunque sia poi fare Pubblicheremo tutto il materiale, quindi avrete opportunità di, di confrontarvi, di confrontarci anche noi ehm, e di capire, di capire un po'. Comunque, queste news erano un po' per aspettare che fossimo pronti per il capitolo, ehm, se siamo pronti, però le novità no, erano queste. So, ce eh, le erano, novità, sono le novità esatto. della, della no, Gianfesta. Parte, sì. La già festa che è stata esatto. tra il 18 e il 19, è voluto, non ha avuto novità clamorose come Bleach, come non lo so, come Dragon Ball Super, One Piece, uh, sp Spider-Family, so, altre serie che hanno avuto molto più risonanza perché avevano qualcosa da annunciare Boruto non aveva molto. Aveva semplicemente il, ma il manga, aveva ven il ventennale del dell'anime di Naruto l'anno prossimo da iniziare la promozione e per cui non aveva molto. Kishimoto abbiamo visto che ha sì, fatto un un bellissimo disegno per, per l'opera di Kubo, per, eh, cui, per la serie per i vent'anni della serializzazione e anche per il ritorno dell'anime e abbiamo visto che ha fatto un disegno assieme a kimoto per celebrare i vent'anni dell'anime di naruto noi magari Questo... ci aspettavamo che so un nuovo design per, per il time skip eh, di brutto per... <ride> ma sai perché <ride> sai perché? Perché, no. perché ci ha triggerato perché i l'anno scorso no due anni fa scusa alla Gianfesta era, era arrivato dicendo che a breve ci sarà il time skip. Io mi chiedo, ma quanto significa a breve per lui? Perché per me a breve ma... è, è 4-5 capitoli, per cui vuol dire 4-5 mesi e invece siamo ancora qua, per, cui, per quello che io pensavo, dicevo, dopo i shiki ci sarà il time skip, è la prima cosa che ho pensato ti che ulteriore versione... delusione per quanto mi riguarda da parte di beh, da beh, parte di Boruto che speravo avesse un fa... avessero facevi... delle novità più poi secondo me adesso sto, sto riflettendo così a mente aperta adesso che siamo in live così discutiamo eh, secondo me quando è arrivato Kishimoto poco, poco prima al 52esimo poco prima della fine di Shiki ha detto aspettiamo secondo me è meglio Costruire meglio la base, perché aspettare un attimo per fare il time skip. Non lo so, è un'idea mia, eh. Alla faccia della base, comunque, no, 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 non lo so. Eh. <ride> la, ba pensando. la base, perché... l'abbiamo. No, è probabile che sia. anche Potrebbe anche essere un ragionamento giusto, però, insomma, nel senso perché pensare è... che lui scuro... voglia porre le basi per il time skip eh, dopo... <ride> dopo tutti questi capitoli, insomma. Sì, no, 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 più che altro perché bisogna capire il, le, le strutture dei personaggi, perché comunque Boluto sembra più, sempre andare verso una tendenza a lasciarsi andare alle tendenze di Momoshiki, cioè non riesce a controllarlo. Cioè vediamo proprio che fino adesso, anche adesso contro Konkod, non ce la fa a trattenerlo, no? Mentre Okawaki no, sinceramente... lo vediamo più, più tendente a salvare il nostro Kage, capito? Ma uh, guarda, io sinceramente, sì, vedo eh, che è un po' il parere di tutti, eh, cioè, poi... vedo che sta molto aumentando questa, quest questa teoria, la vedo molto fomentata. Questa del fatto che poi Boruto eh, sarà, cioè, tutti lo vedono come papabile antagonista. Io, io vedo molta fantasia, sinceramente, nel senso che non vedo una cosa tanto diversa da quello che all'inizio erano Naruto e Kurama. Sinceramente, poi spero, ma ehm, la vedo molto dura, che sarà diverso. Eh, spero che non succeda ma secondo me andrà più o meno allo stesso modo quindi o troverà comunque il modo di controllare Momoshiki o lo ucciderà e prenderà il suo potere come abbiamo visto adesso Kawaki nel manga e eh, tornerà appunto eh, piccolo spoiler e tornerà ad avere il karma quindi magari succederà la stessa cosa a Boruto quando e se eliminerà Momoshiki ma io non non penso proprio che Boruto sarà un antagonista, cioè assolutamente vedo molto fomentata questa, eh, questa teoria di Boruto antagonista, Boruto che cediamo a Moshiki, cioè, io non vedo niente di diverso da, dal rapporto Naruto-Kurama, non vedo questo possibile antagonismo da, da parte di Boruto, sinceramente, non, eh, magari poi io ho una visione limitata, non so, però secondo me è una teoria, è una teoria che sta nascendo a molte persone. Forse più per giustificare quanto stia diventando noioso e quindi no, eh, io, in questo modo io, insomma io... rendere brutto rendere antagonista renderebbe tutto un po' più interessante. Aspetta. però io non credo che sì, avverrà sì. questa genialata. Ammetto, io l'ho sempre sostenuto da quando ho visto il trailer dell'anime. Cioè, perché nell'anime diversamente dal manga c'è proprio il primo, il primo secondo in cui c'è proprio il, lo schermo nero. C'è la voce di prima di Boruto che dice: L'era degli shinobi è finita. No? Poi, dopo, si è, dopo, un secondo dopo, lo schermo è su Kawaki che ridice la stessa frase. Mentre nel manga c'è solo Kawaki a dire questa cosa qua. Per cui. Sì, per beh, carità, ma abbiamo visto Kawaki che nell'anime vi ci sono ve molte ve edulcorazioni. Adesso, ve noi ne vediamo nell'anime per dire un Kawaki che comincia ad allontanarsi dalla via del ninja perché noi vediamo che vuole fare squadra. Gli altri della squadra non lo vedono come compagno, per cui comincia ad estranearsi, che è una cosa che sta facendo meglio del manga. il manga sembra che a un certo punto lui dica: Ok, basta, non mi interessa più il bagliaggio per salvare Naruto, me ne vado. No? Sembra un mm -hmm. po' campato in aria nel manga la fuga di, di Kawaki, capito. A me mancano, mancano un po' perché ripeto, purtroppo il mio star male è una cosa continua. Io spero di non avere qualche, qualche malattia rara perché tra, uh, tra alcuni impegni, uh, cioè quando non sono impegnato, sto male. Quindi diciamo che oltre alla pubblicazione, sono di nuovo indietro anche con Boruto. Quindi credo di aver saltato due puntate. Ti, Comunque poi ho recuperato, ho recuperato tutta la selezione dei tuning. E, devo dire. Che eh, mi aspettavo qualcosa di più, <ride> qualcosa di molto <ride> più bello. Si cioè, da come tutti ne parlavate. Però devo par dire: stiamo parlando devo... di situazioni normali, nel senso in cui non eh. dovrebbe succedere nulla, di... non c'è Eurocimarum, no? Eh, so. eh, sì, eh, quello, quello, è quello è indubbiamente. Però ehm, allora devo dire che eh, non mi hanno entusiasmato particolarmente però non mi hanno neanche deluso tantissimo. Eh, cioè nel senso che innanzitutto ho apprezzato molto la tecnica, come già ti avevo detto, già vedendo lo spoiler, io avendo perso la puntata, eh, già vedevo Wasabi, quella specie di forma di gatto enorme, eh, io già pensavo che mi sarebbe piaciuta. Effettivamente infatti mi è piaciuta anche vederla nell'anime perché è, è, una nuova, è una bella forma originale. Poi a me Wasabi come personaggio piace, mi ricorda molto Kiba, mi ricorda molto la controparte. Eh, di Kiba, quindi non sì, mi dispiace per niente. Quello che non mi è piaciuto è che eh, mi aspettavo da Iwabei e Wasabi, essendo due personaggi secondo me della nuova generazione tra i più carini, quindi quelli che sicuramente salverei e inserirei anche nel manga magari ogni tanto per fare qualcosa, mi aspettavo un combattimento più serio. E invece hanno, hanno dimostrato che sono comunque molto forti, quindi mi sono piaciute le loro tecniche, anche il fatto che Wabey abbia creato quel, quel gatto enorme per, eh, insomma, per fomentare la forza di, di Wasabi, quindi l'ho apprezzato, però mi aspettavo da due personaggi che teoricamente sono un po' più seri rispetto agli altri. Mi aspettavo qualcosa di più e mi è piaciuto anche come Shinky abbia sbattuto in terra Kawaki senza pensarci due volte. In quella scena, io ho goduto come non ho goduto in 200 pass episodi. Eh, di Boruto. Perché... no, perché giuro eh, Shinky continua a essere un personaggio molto particolare. Poi riprende la sabbia, la sabbia nera, quindi la sabbia ferrifera del del terzo E quindi continua a essere anche, anche Shinki un personaggio molto particolare che mi spiace che non, non venga inserito ancora praticamente nel manga, perché ripeto, della nuova generazione ci sono tanti bei personaggi che però nel manga non vediamo, e poi come hai detto tu si crea anche questo distacco appunto veramente orribile eh, in cui nel manga poi non arrivi a capire determinate, determinate cose, purtroppo è un problema perché non tutti seguono sia l'anime che il manga, quindi chi segue solo uno eh, e non segue l'altro, magari si ritrova un po'. Cioè, più che altro per chi legge solo il manga, magari si ritrova un po' eh, fuori dal, fuori sì, dal sì, mondo infatti. quando vede certe, certe scene. E come ti ricordi che io mi ricordavo quella, quella la trovata narrativa di, di Naruto, che contatta Ino telepaticamente. No? Mm -hmm. Ti ricordi che la, qualche mese fa quando leggevo, la prima, la prima impressione ho detto. No, aspetta, come, come è possibile? Come fa Naruto a contattare? Io <ride> ti ricordi? beh... ho spiegato nell'anime perché è il collegamento del il chakra che collega le persone. Però sul momento ho detto perché. <ride> sì, nel manga è un po', un po' tutto come un po' tutto troppo. Quello che non ho apprezzato, parlando un attimo, vabbè, si sì, ho aperto una piccola parentesi sulla nuova generazione, che non è neanche tanto male aprirla, un, così almeno parliamo anche un po' dell'anime. Eh, quello che non mi è. Su... Sì, sì. l'ultima sì. cosa: quello che non mi è piaciuto per niente è, è strano anche perché è stato secondo me lo scontro migliore della selezione dei Chunin, cioè due tra gli scontri migliori. Quello che non mi è piaciuto uh, assolutamente sì, sì. è stato paradossalmente l'incontro tra Ino Jin. E eh, il finto piccolo Kakashi eh, cioè, perché hanno una forza assurda, una forza, una forza strabiliante, quindi un, un vero bel combattimento. però ho trovato proprio insensato perché non, non c'è una chissà quale profondità in quei personaggi. La cosa che ho apprezzato è che hanno spiegato che la loro forza, la loro determinazione eh, nasce grazie al fatto che hanno sai come. Come capitano, come capitano della squadra, quindi si vede che c'è un allenamento molto rigido come quello della radice di, eh, di Danzo. Speriamo, perché sai comunque un meno, speriamo un po' meno rigido, ecco perché se vi fa scontrare. Ovviamente, non c'è, ovviamente, non c'è quel tipo di, di allenamento, però simile. Poi, ultimissima cosa, giuro, ho apprezzato l'incontro che mi ha ricordato. Ta, mi ha ricordato un pochino l'incontro Sakuraino che forse era anche un po' un, un regalo per tornare a quella scena una specie di omaggio, l'incontro tra, tra Sarada e Chocho che è stato molto bello mi è piaciuto tantissimo fino a quando non siamo caduti nel ridicolo in cui Cioccio riesce praticamente eh, a non frantumarsi il braccio quando Sarada usa il, il mille falchi eh, su di lei. Ecco, quello forse l'ho apprezzato un po' di meno dal momento che Sarada ha distrutto praticamente eh, un quarto del corpo di Boro. Non so come Cioccio sia riuscita a non frantumarsi in mille pezzi la sua mano col suo pugno da farfalla. Eh, cioè, si vede che Ciocio è potente, ma non credo che avrebbe potuto fermare il Mille Falchi, né Ciocio, né, <ride> né nessun altro. Sono, sono strumenti narrativi, estetici. Eh, sì, amico. sì, un, un po' stupidi, <ride> però ci sta. Dici, il, Mille Falchi, cioè il Mille Falchi praticamente l'ha solo stancata, però va, eh, va bene tralasciamo. Al di là di quello è stato un bello scontro, Vabbè, perché a differenza è... dello scontro... A differenza dello scontro Sakuraino, si sono impegnati di più. Peccato quando... che non ci sia stato quello di Boruto e Mizuki, ma penso che magari lo vedremo più in là. Eh, dai, dai. Allora, andiamo, arriviamo, al, arriviamo al manga, dai, così. Ok. Devo andare a rifiutare una chiamata, se no mi toglie la connessione. Però tu, intanto, inizia che io arrivo tra proprio un secondo. Eh. Ho, pa ho parlato per un po', ma il mio microfono non stava registrando. Allora era colpa mia, veramente, scusate sì perché poi adesso che è cambiato microfono a quanto pare si sentiva di nuovo quindi forse non era il mio problema sì allora rifacciamo quello che ci siamo detti allora eh, volevo dire allora il... questo è il capitolo 65 il titolo è in kanji e letteralmente significa karma però letto in base al contesto può essere tradotto anche come potere come cicara infatti il uh... Il traduttore inglese lo traduce come potere del karma. Come potete vedere, c'è Naruto in, in prima, prima pagina, in modalità eremitica. Marco, un'opinione? Me, a me piace. A te? Bellissima. Forse la una delle migliori di Kemoto? Ehm. Uh in realtà ultimamente sono tutte abbastanza, sono tutte eh, abbastanza belle quindi... ricorda, ricorda molto quella di Koji sei presente quando Koji è in modalità remitica stessa cosa mm -hmm. secondo me Diciamo eh, che, che penso... come proporzioni rimane ancora un po' strano, cioè, tipo, sembra che Naruto sia un pochino ingrassato, <ride> però... Sì, sì, però, no, no dai, a parte, tutto, a parte tutto è, è... Cioè, carina, ripeto, poi col tempo sta iniziando un pochino a apprezzare anche il suo stile, non è così male, insomma, è riconoscibile, quindi... Sì, diciamo sì, sì. In questo capitolo, eh, facciamo degli spoiler, non ci sono le... Diversi, diversità nel, nel, nel tratto perché sai che ogni tanto ci sono dei pan, panel dove c'è magari un boruto piccolo, almeno la mm -hmm. sensazione sembra quasi che cambi il disegno, no? Sì, qui invece non c'è tanto, più o meno il design è sempre lo stesso, per cui rimane abbastanza costante, ecco, sempre. quindi diciamo che si apre, vediamo subito che il capitolo si apre con un, un Scusate, come sempre manga plasma, ma non è fatto per le, per le live, come sapete. Ok. Si apre con una inquadratura, volo d'uccello su quelle alte, su quelle che faceva sempre Kishimoto, queste inquadrature dall'alto, mediamente mm -hmm. con Code e Buruto a terra che si trattiene il petto. Code guarda esterefatto fatto. Dice mm, che succede? Kawaki si preoccupa e dice dannazione, non dirmi un effetto avverso di quelle pillole. Voluto, voluto soffre. Okay. Alcuni ideogrammi della, della sofferenza. Sì, e in questo momento sembra che il tempo si ferma. Potete vedere lo stesso. Eh, Stile artistico di quando Momoshiki è app apparsa a app Boruto per la prima volta. Mm -hmm. che ricordiamoci, eh, di... che ricordiamoci quella volta Sasuke eh, riuscì comunque col Rinnegan a vederlo. Vero. È stato l'unico, se non sbaglio, che riuscì a vedere Momoshiki o perlomeno comunque è riuscito a capire che stava succedendo qualcosa. Forse non ha visto nella completezza, però comunque si sì, era riuscito a intravedere qualcosa. Di quello che stava succedendo, aveva capito che, che il tempo si era fermato e infatti, l'aveva detto ha voluto. Aveva detto era come se il tempo si fosse fermato, infatti, eravamo ancora nel dubbio, non era confermato. Oggi si conferma la teoria che Omoshiki può fermare il tempo a, a tutti, perché noi vediamo che il Code viene fermato, ma anche Ada. Se, guardi, se guardiamo il panel sotto, la pagina successiva, Adesso facciamo un piccolo spoiler Ne vediamo che anche Ada è ferma col tempo e ora fatemelo dire con grande gioia poi non venitemi a dire che Ishiki era più forte di Momoshiki il nanetto bastardo questo lo censureremo su Youtube è 10 volte più furbo e si rivela per ora molto più interessante come Suzuki sì. rispetto a, que a quell'idiota eh, che si è fatto malmenare da Kaguya per poi fare una fine da stupido quindi sinceramente ho odiato Momoshiki ma giuro che come antagonista sta iniziando a piacermi Guarda, forse rialzerà un po' la trama è probabile che questa tecnica di Momoshiki non è possa sì. essere, stata essere fatta da lui mentre è vivo, cioè nel senso mentre è fuori perché quando mm -hmm. eh, l'abbiamo visto all'esterno normalmente non ha mai usato questa tecnica non lui, mm -hmm. lui non può combattere con questa tecnica ma solo può parlare oppure vedere quello che succede Magari alla uh, persona con cui. è una tecnica particolare del, 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 dell'ospite del karma, potrebbe essere. Non lo so. Mm -hmm. la però eh, è nel caso. Eh, esatto, nel caso di. Eh, no, vabbè, con, con Kawaki non era successo perché comunque era ancora vivo Ishiki, quindi. Eh, ovviamente no, non, non si può palesare. Quindi non, non sappiamo questa cosa, però. Eh, ad oggi il, lo stronzo il nanetto stronzo è tornato che si, prese e, che si presenta da, da figo della classe ovviamente sul ramo no? come dire guarda che io sono bravo no? e dire e là, Boruto come la va è cercato di, di fregarmi no? infatti dice Momo, arrivando dietro da dietro con calma e leggerezza Degna di uno Fuzuki dietro a voluto dice: sebbene tu hai cercato abbia cercato di rallentare l'estrazione karmica con quelle droghe inutili, non è stato altro che una misura, eh, no, una misura una soluzione eh, temporanea. Però perlomeno adesso sappiamo che, che, che effettivamente quello che ha detto Amado eh, era reale, cioè nel senso che c'è un'apparente volontà di bloccare il processo, di, di rallentare il processo di o come lo possiamo dire, vabbè? Esatto. Eh, che, in che, eh, Con i chichi avevamo già detto che era oltre l'80%, se ti ricordi. Uh -huh. Perché probabilmente è possibile che, dato che ormai è quasi uno zuzuki. Potrebbe, Boruto potrebbe vivere a lungo, tra virgolette, gli Utsuki, abbiamo visto che vivono mille anni, <ride> teoricamente. Mm -hmm. Cosa, non ha più questi problemi. Eccolo qui, Momoshiki in tutta la sua grandezza, infatti, Boruto dice tu, Momoshiki, e inizia ad apparire il karma su Boruto, no? E Momo dice, eccoci, eccoti di nuovo. Porti, porti, ciao, stupido ragazzino. Foolish Led è proprio stupido ragazzino. In, uh, ho visto, quando avevo visto le scan uh, degli spoiler, era proprio, il, era proprio scritto e... ciao, bacca C'era proprio c era, c era scritto in kanji. <ride> ciao, bacca <ride> Lui tradotto così, è giusto così. Anche in spagnolo lo traduce così ma secondo te, domanda veloce è migliorato un po', è un po' diverso il, il design di Momoshiki oppure sono io che me lo ricordo un po' più bruttino Questo, non so se... sì sì è, cambia, è leggermente migliorato sembra leggermente che abbia un'aria quasi più, un po più non femminile, però tipo più innocente, quasi un'aria più bambina non sì, so, poi, sì. detto più volte sì esatto. sì, sì, quello sì se vuoi dopo lo riprendiamo, il, le prime tavole. Sì, di... magari poi dopo facciamo un confronto e vediamo un po'. E infatti Boruto dice, no va bene, non riesco a muovermi. Tutti sono bloccati, no? Anche Ada, vediamo. Qui sembra proprio il tempo che si muove e dice... Ehm, io, ma non mi sembra che Io eh, abbia finito, o tutta la mia forza, tutto il mio chakra sembra che anche il tempo stesso si sia fermato. Ma questo è successo già un'altra volta, come abbiamo detto. E qui c'è un flashback da un'altra prospettiva del primo incontro tra Boruto e Momo, dopo che Boruto l'ha scaramentato in cielo. Se ti ricordi con quel Rasenga in ginocchio sì. titanico, che, che qui in questo caso Momoshiki, dato che lui è un anetto. B puntini puntini come conosci lo rispedirà al mittente dopo aver eh, dopo, dopo aver eh, accecato il buon Sasuke no? se ti ricordi mm -hmm. rispedisce al mittente il Rasengan che ha ricevuto in nel film sì. al, al diretto interessato perché lui è un aneddoto di bastardo. Infine, infimo, cioè, guarda, stavo... eh, devo <ride> dire sinceramente che a differenza dell'inizio, Momoshiki, non so perché, ma nella sua, eh, sua stronzaggine, non so perché quasi mi vorrei bastonare per quello che sto dicendo, ma la sua cattiveria mi sta quasi diventando simpatica. <ride> <ride> non so, e credo che ci sia una volontà proprio di migliorarlo. Per questo, infatti, più volte dicevo anche che. Eh, secondo me avrebbe raccontato molto più di Shiki, quindi non so, vedremo un po' sì, mi sta simpatico effettivamente non posso dire il contrario <ride> Boruto dice quel giorno proprio, eh, proprio dopo che abbiamo appena abbiamo, abbiamo abbattuto Momoshiki sì, è proprio come quando mi ha impiantato il karma quella, questa situazione cosa succede? Il Momo sta prendendo il suo tempo Guarda, guarda, code e le dice inutile, ehm, come si può dire? Ehm, come lo posso insultare? Eh, in, inutile, no, non è proprio inutile. Eh, non voglio usare parolacce, per cui, aspetta, sto pensando. No, sì, dai. Inutile feccia della cara, potremmo tradurlo così. Ah, lui forse è ne, forse è, neanche è, così, forse neanche stesso. così diretta. No, no, più... eh, no, no, no. Lì, eh, sta pensando, eh, non sta dicendo perché il tempo è fermato. Non sta parlando a cosa, non sente niente. Dice: Inutile feccia della cara, lui è quello che ha il secondo lui che è quello che possiede il. Eh, il eh, Seme, no? il seedling. Come possiamo tradurre il, il um... Google Translate? Help us, <ride> la semenza. Ecco l'origine dell'albero divino, cioè il DecaCoda, la semenza dell'albero divino. Il DecaCoda non è lui. Cioè, nel senso praticamente ha capito, si è ricordato che Code possiede il Deca Coda, per cui lui il suo obiettivo, se ti ricordi, quando è apparso in Boruto, era, far, era concludere il piano di, di Kaguya, per cui estrarre, mm -hmm. estrarre tutto il chakra dalla terra e mangiarsi del frutto divino. Se ti ricordi? Mm -hmm. Mm -hmm. Sì, sì, sì. Per cui quando scopre che Code, attraverso Boruto. Adesso Boruto scopre che Coda possiede un altro albero divino. Dice: Ok, lui possiede un altro albero divino, per cui sfruttiamo il, le sue conoscenze. No? Magari potrei rubarlo da lui. Mica stupido, Momo. No, no non è mai stato stupido. Infatti, su infatti, questo infatti lo ripeterò fino all'infinito. Che perfetta chance di ucciderlo. E poi guarda, 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 Boruto. Guarda. Guarda Kawaki e dice: No, guarda Boruto. E dice, non si capisce spostati, bene chi guardi. Boruto, no. no, no, Boruto, Boruto dice: Spostati, ragazzino. Il tempo si rimuove. Boruto viene, sc viene scaraventato in aria, eh, riatterra al posto, riatterra davanti a Boruto, davanti a Code, Ma stavolta. Ma noi no, sappiamo no, che non è più Boruto. È, è, non è più Boruto. Borushiki, in realtà, in, qui è move aside, spostati. In uh, avevo visto in, uh, in spagnolo lo traduce come scambiati con me, come faceva Naruto con kurama Ti ricordi? Mm -hmm. Proprio Beh, proprio effettivamente, cose, proprio move, move aside più o meno sì, è anche traducibile come sì, fatti un attimo da parte. Più meno. Attimo da parte sì, e qui è inteso nel senso di scambiati. Che qui è proprio eh, Bruto eh, Momoshiki che ordina perché Boruto poi, di... perché poi eh, non lo dice neanche con cattiveria. Move side, boy, oh, le no. sta dicendo quasi fatti da parte, ragazzo. Quindi neanche stupido ragazzino, no, no, no. no, no. Proprio fatti da parte, esatto. E a terra Momoshiki, e noi che sappiamo che coda una venerazione per, Borushi, per, Bo, per Bo, Momoshiki subito lo riconosce e dice Momo, e Momoshiki con tutta la grazia del mondo gli spara un Rasengan in faccia perché è così, perché è già simpatico Kud, no? Infatti se ti ricordi con Boro, quando la prima volta che prova il Rasengan dice, com'è che lo chiama questo ragazzo? Questa tecnica? Ah sì, Rasengan! Sì, gli <ride> piace proprio sfottere quindi lo ripete anche, lo ripete anche ora con soddisfazione Però, tra l'altro Cod ricompare da dietro perché continua a fuggire attraverso i suoi varchi spazi, spaziali e dice infatti potere distruttivo è ridicolo è, è, è completamente differente dal, dalla forza di, di Boruto col karma per cui questa è la vera essenza del potere Otsutsuki non mi meraviglio che Boro non abbia avuto chance contro di lui e e è Borushi. la stessa e... cosa sarà la stessa allora. cosa per te, <ride> e qui si cambia scena, siamo con Sai, Amado e Sumire. Che cosa succederà? Il nostro Amado che architetta sempre qualcosa, Kawaki ha già incontrato Kud, come lo sai? Eh, è stato confermato che c'è un chakra sconosciuto con Boruto. I segni indicano che stanno combattendo i segni i, i sì, segni del, del chakra, sta, indicano questa cosa. Chi, è? Chi altro potrebbe essere? Non, non c'è nessun altro che io sappia abbia abilità sensitive. Con loro mm, è troppo, tutto troppo veloce. Come ha fatto a trovare Kawaki? Il nostro assumire che ha già capito qualcosa dice potrebbe esserci un alleato che lavora col, con lui e, e, e sai ancora lì ai membri esterni dice ma forse un membro esterno amado che guarda dalla finestra come veri villain sanno fare eh, dice io non posso eh, eliminare questa possibilità che ci sia un altro ah, no non posso eliminare la possibilità, ma per quello che ne so, non esiste un altro membro esterno con tali abilità sensitive eh, che possa farlo, per quello che conosco. E questo è interessante. O magari stanno nascondendo... Io... Sta, sta oh, nascondendo magari la qualcosa. conoscenza di Ada. Esatto. Però, eh, però effettivamente diciamo che potrebbe non essere una bugia, perché uno dei segni identificativi di quando i villain nascondono qualcosa, è che gli occhiali di solito coprono gli occhi, cioè proprio c'è il riflesso <ride> negli occhi per non far trasparire emozione. Quindi, o è una cosa voluta, eh, oppure non ci hanno fatto semplicemente caso, magari Amador poi realmente non lo sa. Quindi... In, in, in qualsiasi caso noi dovremmo prendere le apparenze di code eh, per essere una buona cosa. Eh, noi sappiamo che il, il settimo cag è già lì, eh, considerando tutta la difficoltà che abbiamo fatto per trovarli. Eh, noi adesso, adesso non prendiamo sotto gamba code. E non prendiamo nemmeno sotto gamba l'esistenza di, di altri alleati. Eh? Non, non, la, la presenza di altri alleati non ci deve importare adesso. Cioè, L'importante adesso è Code. Mi sta ascoltando? O le, le tue orecchie sono intasate dal cerume? E, Kawa e Amado sta fumando come al solito, sta pensando a qualcosa e pensa per, per Kawaki. Forza Kawaki siamo arrivati fin qui non mandare tutta puttane adesso e sumire guarda amato come sempre con, con, con disgusto o, e eh, cosa sta tramando questo qui nel frattempo torniamo a noi alle nostre amate linee cinetiche di che moto che a lui gli piacciono tantissimo Qui Boruto lancia un altro Rasengan enorme perché a lui gli piace lanciare il Rasengan alla gente in faccia. Ormai si sta divertendo. No, sottolineiamo che Momoshiki sì, Borufiki, a pare si, diverte, sì. si diverte davvero a, a lanciare Rasengan. Diciamo che ha una grande <ride> capacità di studio, eh, sì. sia del campo che anche del, di chi sta affrontando. Momoshiki sembra anche essere migliorato dal punto di vista proprio logico nei ragionamenti che fa. Che sembra che vada a, a... caso, no, Qui sta, sta cercando di puntare Code, solo che Code continua a scomparire e ricomparire da tutti i punti del bosco. Uh -huh. e... Ada gli dice: Code, tu dovresti, dovresti ritirarti ormai. Eh, non, non hai speranze con un avversario con un tale potere. Kawaki ormai è preoccupato dalla forza di Borushiki, non sa, più, non sa cosa fare. E a quel punto arriva Code che prende dalle spalle eh, Kawaki. Borushiki si gira e cerca di salvare Kawaki, ma non perché è suo amico, ma perché ha bisogno del ovviamente. sacrificio. E gli spara, spara un altro Rasengan in faccia a Kawaki, perché, così perché gli piace. Allora dice, gli spara un'altra un un cosa in faccia. Ma poi vediamo. E... Ma non volevi anche tu il frutto dell'albero di vita il chakra, Momoshiki? Ma quindi non ti serve una, un sacrificio un alt, da sacrificare? Un altro zuzuki per nutrire il Dekakoda, no? Tu dovresti calmarti un attimo, no? Che mi dici? Io intanto me lo porto via per una questione personale, ma in breve. Posso dirti davvero: è stato un vero onore conoscerti, Ozuzuki Momushiki. Ovviamente Code ha grande ammirazione per Momo, non so che lui alla, a, a, li, li venera gli Ozuzuki. E qui abbiamo Boru, Borushiki che si inventa una nuova tecnica, mentre qui vediamo Code che sta fuggendo nella, nella, nella sua. Nella, il suo artiglio eh, d'ombra, abbiamo Borushiki che è, è, ha una nuova tecnica, il Rasendan, letteralmente il eh, proiettile spiraleggiante, Proiettili. Dan è proiettile, proiettile spiraleggiante, eccolo qua, quindi concentra il Rasengan in un punto praticamente fa un rasengan concentrato e lo spara a massima velocità. Contro code. è anche interessante vedere come Momoshiki sappia sfruttare poi, appunto, eh, il Rasengan con molta facilità, cambiandone quindi anche la forma. Esatto. Per cui ha capito che Boruto che ha cambiato la forma con, la, con il Rasengan istantaneo e allora gli ha detto, beh. Se lui fa il Rasengan istantaneo, ti ricordi che l'aveva colpito così per la prima volta, no? Mm -hmm. E allora gli dice, beh, allora io colpisco con un Rasengan velocissimo. È bella questa cosa, mi piace, mi piace questo riferimento di, di, di Momo, che si vendica, tra virgolette, dei colpi ricevuti. <ride> è un po' una specie di, di eh, come si chiama, di demon al contrario, è rallentatore, insomma. Diciamo che poi sa sfruttare, sa sfruttare molto bene il corpo in cui è, quindi sta Anche facendo vedere che ha grandi capacità comunque di, di adattamento proprio al, al, corpo che, al corpo in cui è ospite. Vedete qua la pallina, il proiettile che sta arrivando a Code e gli va direttamente sulla spalla. Qui se ti ricordi... È lo stesso colpo, più o meno, nello stesso posto che riceve che ricevette Neji no? contro il contro Chidomotro. Ti ricordi? Che riceve... Sì, la stessa spalla destra, ma che conoscenza? Che... <ride> che Stiamo no. tornando proprio a... <ride> alle origini. Alle origini, vabbè, sono sempre le basi. No, vabbè scusa, è che ci ha avuto tempo per pensarci, per cui ti dico tutti i riferimenti se vuoi. E Kud è stato colpito. Prima volta che viene colpito e soffre. Altra tavola uguale, sempre di Borushiki che corre. Questa tavola qua è copiata da, una, da un altro capitolo. No, questa tavola qua di, di Borushiki in corsa l'abbiamo già vista mille volte. Ada si preoccupa per la prima volta per Kud. E arriva un calcio in faccia per Kud e, e Kawaki è liberato. E infatti dice, ma che, che karma eh, potremmo dire eh, non inefficace, non inefficace eh, che, sì, che, che, fia, che spazzatura di, di, di karma è questo. Non puoi nemmeno assorbire le tecniche con quello. Ma che cavolo, che cavolo di karma è quello? Infatti, Moshiki diceva. <ride> che, che karma è? Che, che karma hai in pratica? Come dire, ti credi tanto uno Suzuki? Ma non lo sai neanche una fece, no? Qui il che si ferma con, eh, con il movimento della mano, Ada, è preoccupata e cerca di contattare il code. Could. Mi senti un po' come noi prima che non ci riuscivamo a sentirci. Sì. Nel frattempo, Borushiki o Momo Shiki prende per la spalla con tutta la gentilezza del mondo il suo amico <ride> come se fosse un sacchetto dell'immondizia, e, e dice: Dannazione, andiamo. No? E gli dice. Adesso non è il momento di parlare con chi ti ha salvato. Si gentile. O ti rompo, tut o ti rompo tutti gli arti e quindi devi stare zitto, capito? Kawaki si gira eh, nervosamente, eh, trasforma il braccio, il braccio di Naruto, lo eh, trasforma in un, in un artiglio solito e gli grida bastardo. <ride> Momochipi, aspetta, sì, quello sì, non no? è più. Aspetta, quello Cosa? non è più il braccio di Naruto. Cioè, spieghiamolo, quella lì è un'altra protesi ormai. È la protesi, eh, sì, 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 la pro... scusa, però non, è, non è più quel braccio, quella protesi mon, temporanea di, di Naruto. No, 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 è il suo braccio, è la protesi che ha scusa, hai ragione. Era quella fatta con le cellule di Ashirama, giusto? Mm. Se ricordo. Credo, non mi ricordo. Non mi ricordo bene però dalle cellule di qualcuno. <ride> sì, saranno le cellule di Ashiram. E ovviamente con un colpo all'indietro, credo, credo sia un colpo all'indietro, un tacco, Momoshiki con tutta la grazia del mondo rispedisce al mittente Kawaki, no? <ride> e dato che, se vi ricordate, Kawaki è il recettacolo di Shiki. Ishiki aveva rotto il braccio a Boruto. Il nostro nanetto bastardo, passami il termine, si vendica su Kawaki e dice: Adesso ti rompo il braccio. <ride> e gli dice: Ribelle, <ride> eh, diavoletto, è eh, proprio imp. Ok, scusa, me sta scena fa molto fa un po' sorridere, Marco. Ci sei? Sì, sì, ci sono, perfetto, e gli, gli cerca come desideri, cerca di... ma in quel momento mentre sta cercando di rompere il braccio, arrivano i nostri eroi. Shikamaru. Blocca Borushiki e in quell'istante Naruto con il suo balzo. Felino, anzi, da volte oserei dire per fare un riferimento salva Kawaki lo caghe settimo ma Boruto è ancora corso ehm, è ancora andato è ancora andato nella sua furia umicida di nuovo eh, che che spina nel fianco, ecco perché <ride> non voglio usare. Guarda, mamarazzi. fai prima. <ride> Guarda, più che altro, facciamo prima... facciamo prima interpretare Shikamaru con le sue classiche battute. Quindi, che se cattura. <ride> <Che secatura? ride> <No. ride> tanto, se tanto. Quando nel 2059 ci sarà l'adattamento anime in, in Giappone anzi in, no, in Italia forse nel 3024 ci sarà l'adattamento italiano probabilmente sarà che se cattura. <ride> accidenti acciderboline <ride> qui ancora Bor Borusci che, che mostra tutti i suoi anelli alla mano e cerca di, e, e assorbe no, mostra il karma in realtà sto scherzando e assorbe il l'ombra di Shikamaru, cosa che abbiamo già visto quando è arrivato per la prima volta sulla Terra. Danazione, l'ha assorbito. Ma Shikamaru, non ho capito, eh, cioè, gliel'aveva già assorbita ai tempi. Qui qualcosa non va con Shikamaru, secondo me. No, è che poverino lui, penso che ci provi ogni tanto, e Però... <ride> non lo so. Però non ha capito che lo show si chiama Boruto e non Naruto, insomma. Eh, tipo... Esatto, <ride> più, che, più che altro forse è quello. Ora è tutto un caos. Che cavolo stai facendo? Ehm, io pensavo che eh, dov dovessi... Ehm... non mi ricordo come cavolo volessi chiudere qua la faccenda il secondo Shikamaru Nara è anche lui qui interessante Code continua a ignorare Ada stai bene stai bene Kawaki che è successo con Boruto quel bastardo di Momoshiki ha preso ancora il suo corpo di nuovo io non sto bene per nulla ma per quale cazzo di motivo sei venuto scusa il termine ma <ride> dovevo kawaki scappa scappa uh, oppure verrai veramente ucciso io apprezzo la tua uh, il tuo apprezzamento apprezzo il tuo, uh, il tuo, il tuo preoccupazione ma sono l'Okage. Non posso lasciare eh, questa cosa correre. Eh, non posso lasciare andare andar farti andare via con un nemico che terrorizza il mio villaggio. No. Settimo. Hm. Arriva Kod. Da dietro. E ferma Shikamaru. Shikamaru! Nessuna mossa strana, Okage. Ora ascolta. Fai pure un passo e io gli eh, squarcio la gola e lo uccido, bastardo. La nazione. Eh, che vergogna, non farti, non farti dei drammi, eh, abbattilo senza, pre farti preoccup senza preoccuparti per me. Io sapevo che c'erano dei rischi. Eh, e adesso sono, non ci sono più altre opzioni. Tu devi fare il tuo meglio. Sta zitto. Io ti devo uccidere sicuro. Nessun problema. Dai, fallo. Naruto guarda con preoccupazione. Affascinante. Io penso che potrei aiutarti, Cod. Uccidiamolo, Kage. Dai. Facciamo un'alleanza. Per me va benissimo. Sì, dai. Sì, mio compare. da azione. Fallo, Naruto. Combatteri. È l'unica opzione. Kawaki, se avvicinate. Kawaki, fermo. Vaaa. Oh, batuto e questo. niente ci, ci rifà di calcio non riesce neanche a avvicinarsi calcio. non impara mai non muoverti okage lo vuoi lo vuoi morto da da nazione cosa devo fare vedi amico vedi caro amico okage a, rassegnati eh, non importa quanto Uh, made up, made up one non importa quanto uno sia forte: la fine è... mm, E, è miseramente improvvisa. La morte, la fine, la morte. È spesso miseramente improvvisa. Tristemente, anzi. Rasengan titanico: e qui forma un Rasengan di proporzioni gigantesche, degne di quello che lo ha spedito in cielo, e lo sgancia contro Naruto. Per farci capire, ci piega quattro pagine. Per... Che moto per farci capire quanto cavolo è grande questo Rasengan. Co ma che, che. Però non credo farà niente. Ma sta. Che... Ma che. Sta venendo assorbito? È l'assenza di poteri che ti irrita o l'aver perso il karma. Prenditelo per te stesso, specialmente da quando Shiki se n'è andato, ottiene un nuovo potere, nella forma di un karma che è puro, potere, una, puramente un'arma. E questo è un flashback di Amado. E qui Kawaki risveglia il suo karma col corno di Shiki e Attenzione, nuova chicca finale alla fine del capitolo. C'ha anche un'abilità oculare. Un triangolino nell'occhio sinistro. Che probabilmente è un decimo dell'occhio di Ishiki. Questo è impossibile. Che cavolo sta succedendo! Dice Cod, E finisce qua il capitolo. Sì, vediamo che Code inizia, inizia a avere giustamente la paura. Comunque, ecco, questo a caldo per un possibile time skip, eh, cioè se veramente Kawaki poi avrà la possibilità di utilizzare l'occhio. Ehm, L'abilità oculari di Ishiki, eh, questo ci può far capire che probabilmente può veramente aver spedito tutti quanti in un'altra dimensione, compreso Naruto, eh, al posto che ucciderlo. Perlomeno questo è quello, quello che possiamo pensare, ipotizzare anche, dal, anche appunto dalla forma che, eh, che, sta prendendo, che sta prendendo Kawaki. Eh, quello che c'è da chiarire che io aspetto ancora con tanta ansia è il Jogan che per ora abbiamo visto solo nell'anime di, di Buruto. Che magari sia quella anche l'abilità oculare che poi gli permetterà di sopraffare magari Momoshiki ehm, e sarà magari proprio quell'occhio che gli darà la forza di attivare anche anche a Boruto insomma nel, come abbiamo visto nel time skip il karma in, in forma pura senza bisogno di, di avere Momoshiki all'interno del suo corpo eh sì No, ah, interessante questa cosa qua del dojutsu di Kawaki, perché a parte che, come dicevamo prima, della discussione, se chi è il buono e chi è il cattivo, tra virgolette, passa bene questo termine, so, mm -hmm. che in, so che per chi è molto buono e cattivo non esistono. <ride> in pratica, sono tutti buoni alla fine, no, no più che altro non sono, non sono né buoni né cattivi, non è che esistono solo i buoni, no, Però no, diciamo che è, non, non da quell'etichetta. Che... No, lo so, lo so, non c'è l'etichetta le, buo buoni e cattivi, ecco. E Eroi e anti-eroi, ecco, per usare un, <ride> un mm -hmm. gergo alla maiera accademia che mi sta sempre stretto, Io non mi è mai piaciuto. No, vabbè, comunque è una cosa molto interessante per... Uh... Ci potevo pensare, ma non l'avrei mai detto, ecco. Era solo un'ipotesi il fatto che potesse sbloccare il, il Doujutsu di Shiki. Sì, anche perché poi nel, nella scena del time skip, ovviamente, eh, è una vede. cosa che ci hanno tenuto nascosta. Motivo per cui, infatti, mi sembra, uh, sembra d'obbligo ricalcare questa cosa. Prendiamo la scena sia nel manga che nell'anime del time skip. Molto con le pinze, perché ci ha dato solo un assaggio di quello che, di quello che succederà, quindi nulla è, è, è dato per scontato, come appunto, il fatto sì. che Kawaki stia, sembra stia risvegliando. Eh, tutto il potere di Ishiki compresa la sua abilità oculare che ovviamente se l'avessero mostrata nel time skip eh, cioè addio ehm, addio, effetto eh, addio effetto sorpresa quindi infatti, è sì. stata sicuramente una mossa intelligente il time skip è veramente molto è veramente molto circondato dal mistero quindi diciamo sì che tra, tra tutte le cose che sono successe ehm, questa è una delle, delle, più, delle più interessanti e in questo capitolo forse si vede anche un Amado più, mh, insomma, si vede che sta pensando più intensamente eh, a, a qualcosa che nasconde a tutti. Quindi devo dire che è un capitolo abbastanza piacevole. Poi abbiamo visto che sono stati inseriti anche un bel po' di personaggi ne, nello stesso capitolo, quindi secondo me è giostrato anche... Eh, anche bene, cioè per me è stato, è stato molto godibile. Ci sono tanti personaggi e è, è raro che vedere comunque um, tanti personaggi in, in un solo capitolo. Cioè, ne, ne abbiamo avuti tantissimi, hanno avuto tutti una parte ben definita, uh, chi più chi meno. Sì, abbiamo Sai che non si vede da tantissimo tempo. Amado che ha sempre un ruolo di primo piano e, e secondo me ci nasconde qualcosa da, da sempre, cioè nel senso. Io mi ricordo ancora quando disse, uh, quando era ancora nella cara, che il suo obiettivo era distruggere la foglia. Ti ricordi? No, sinceramente non me lo ricordo. Era forse quando parlava con Koji. Mm -hmm. Se ricordo bene, poco prima che Koji affrontasse Gigen, uh, mi sembra. Mm -hmm. Volume 7 Se ricordo, però vado a memoria proprio. 7, però vabbè, an sì. anche, anche lì poi bisogna un po' prendere le parole di Amado con le pinze, eh, nel, nel senso poi non, eh, non sappiamo effettivamente quale sia il suo scopo finale, né tantomeno perché poi voglia distruggere la foglia. Quindi bisogna, bisogna anche capire. Cioè, ma adesso immaginati, guarda, aspetta, ora ti lancio proprio una stupidaggine vai, Assurda. Vai, vai, vai. Spara. una stupidaggine potentissima Ho detto che... e poi Andando... lei così col Fanger. sì sì, que questo, è proprio, questo è proprio trash, però mi è venuto adesso e proprio ci tengo, immaginati Vai. che scopriremo che Amado vuole vendicarsi della foglia per il trattamento a Jiraiya e Jiraiya appunto è il clone cioè Kashinkoji è il clone di, di Jiraiya proprio perché Amado in realtà è il fratello di di, di, di Jiraiya <ride> cioè questo è proprio trash però no, potrebbe no, avere no, un senso no. ti immagini cioè, che, che tutto poi si risolve in un ma perché perché sono fratello di Jiraiya e per colpa vostra è morto insomma io l'ho clonato è più credibile il fatto che Amado sia un Utsutsuki alla fine che però ha perso i poteri ma guarda non scherziamo perché poi magari è davvero fratello di Jiraiya Ah, cioè, io, io non escluderei nulla <ride> dopo, dopo tutto quello che succede insomma che succede in buruto io non darei più per scontato niente è anche possibile che Ada sia in realtà uno zuki e demon sia il suo karma quindi <ride> partiamo <ride> con il <ride> trash <ride> il trash più totale no, eh... la... no il fatto che possa essere magari collegato a Qualche Osuki potrebbe essere interessante, Il, soprattutto per le sue conoscenze, perché non penso che Gigi conoscendo Ishiki, che era uno molto riservato, non mi sembra uno che dica le cose agli altri, dica a, al primo scienziato che passa per la strada, gli dice: Allora, aiutami un po' col, col karma, non lo so, c'ho qualche dubbio. Aspetta, aspetta, perché ho un'altra treciata, poi giuro se dobbiamo chiudere, chiudiamo, però anche questa no, no. mi è venuta in mente e va detta. Allora, tutti quelli del Kara sono comunque cloni. Quindi, magari eh, Amado è un clone. Eh, di Orochimaru. Ma che... <ride> <Con> cel... <ride> Con cellule, con cellule un po' mischiate, perché ha gli occhiali, quindi è un po' mischiato se il DNA di Orochimaru, ha creato Amado con le sue cellule e quelle di Kabuto, per creare proprio un, uno scienziato di, di altissimo livello. Oppure. Eh, Amado è il padre di Cabuto, il vero padre di Cabuto. Ok. Va sono fantastiche, eh, però sono, sono perle fantastiche queste. Io <ride> dico che secondo me non, non le avresti pensate neanche tra vent'anni, ne, 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 mai proprio. No, no. Non aspetta, avresti aspetta. mai partorite del genere. Aspetta un attimo. Kishimoto San? Sì. Buongiorno. Buonasera, anzi, buongiorno. Diciamo che lì in Giappone, buongiorno. Eh, qui c'è Marco che mi dice una teoria interessantissima su Gigen: che passava ai parenti di Jigen ah non me lo puoi dire perché sarebbe spoiler ah ci è, è andato vicino ah davvero interessante eh, eh, grazie la ringrazio buona giornata e so che Kishimoto-san dal mio cellulare ti ha, ti ha confermato la teoria <ride> giustamente <ride> Vabbè, ma stiamo, stiamo delirando. No, vabbè, parte la gag che, che ci stava. Scusami, eh, secondo me ha, ha qualche ruolo, Amado, in futuro. Sicuramente. Conferma, conferma. Quindi vedi. Non diamo, non diamo nulla di scontato, insomma non l'ha per scontato. tutto da vedersi insomma mentre mira ha capito qualcosa di amado perché lo guardiamo così facilmente penso che come longevità adesso a scherzi a parte credo che sia un po come sarà un po' come Orochimaru mm. per il tradimento? perché sarà Vinland? Mm -hmm. no ti chiedevo ti chiedevo scusa che, che ne pensi? Secondo te è assumere, capire... Ma proprio credo dire di aver quasi una voglia di riuscire... Se sembra assumere sarà Villain. Penso che però stia cercando di avvicinarsi ad Amado falsamente per capire chi sia finta tonta, nel senso che abbiamo visto già dall'inizio che lei sa fingere molto bene di, ehm, di stringere comunque dei, dei legami. Eh, con le persone che la circondano, quindi penso che stia facendo la stessa cosa con Amado eh, per riuscire a smascherarlo. Credo che anche Sumire avrà una parte, secondo me, molto importante perché c'è anche un motivo per cui il manga, dopo, dopo che è sparita per un po' di tempo, ora ce la stia proponendo pesantemente. Perché Sumire, sia nell'anime che nel manga, ora abbiamo visto che, eh, anche se sembra che abbia un ruolo marginale, poi in realtà c'è praticamente sempre. Eh, Sumire è quella che forse ha avuto anche più contatti con tutti i ninja della foglia, penso che sia quella tra la nu della nuova generazione che più conosce sia la storia della guerra per via del padre quello che abbiamo visto appunto all'inizio dell'anime eh, quindi conosce sia la vecchia generazione che la nuova, quindi credo che Sumire abbia un ruolo molto importante no, è... e sia veramente molto molto intelligente la, la cosa bella che era partita come personaggio filler, se ti ricordi cioè, le prime discussioni mm -hmm. Nel lontano 2018, 2019, 20 così, è che Sumire era un personaggio filler perché è presente solo nel romanzo. Ti ricordi? E non presente mm -hmm. nel manga. <ride> perché c'era tutta una discussione. Esatto. Perché tutti... Di eh, perché eh, Sumire e tutti gli altri che dicevano... C'era questa lite che, che io personalmente l'ho sempre trovata inutile. <ride> Però mi ricordo quando litigavo con Dan ai tempi che diceva eh Ma è un personaggio filler, cioè solo nell'anime. Che dice che <ride> sì, Ricordo, secatura, ecco. ricordo le, 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 le lunghe le lunghe chiacchierate <ride> di quei primi tempi, eh, sì, e questo dovrebbe anche far capire una cosa in più: che se Sumire ora, uh, se prima sembrava quasi essere filler, ora è al 100% canonica, proprio nel, nel manga. Eh, penso che un motivo ci sia. Sumire ha, ripeto, un'ampia conoscenza di Konoa, eh, ha un'ampia conoscenza delle tecnologie, delle tecniche ninja. Sumire conosce molte, molte cose. Quindi è, secondo me, un personaggio che diventerà molto, molto interessante a lungo andare. Lo spero, anche perché continua a essere eh, il mio personaggio preferito femminile al di là ora di Sakura della vecchia generazione, continua a essere... Eh, Prima in classifica tra i personaggi femminili che io preferisco eh, in brutto. Quindi, appena è tornata, per me è stato un tripudio di gioia <ride> eh, rivedere, rivedere Sumire all'azione. Quindi, sì. Eh, e anche vedere cosa succederà poi con, con Nue, eh, il suo richiamo. Quindi, insomma, penso che ci darà soddisfazione anche lei. Stavo a lungo andare nel frattempo aspettiamo che sarada eh, attivi, attivi pienamente il suo sharingan anche nell'anime. Quello che abbiamo visto nel manga, ecco, volevo dirlo prima oggi ehm, un po' praticamente sembrava quasi eh, quello che è successo a Kawaki, ovvero risvegliare. Il potere di Shiki è quasi un'abilità oculare, praticamente quello che succedeva eh, agli Uchiha quando, per, eh, quando per, per amore, esatto, per amore, per, amore, per sofferenza e eh, perdita risvegliavano lo sharingan ipnotico. Eh, è, è un po' quello che poi è successo a Kawaki volendo proteggere Naruto, quindi risvegliare pienamente il suo potere. Penso sì, che questo infatti, abbia un po' tolto importanza a Sarada. Infatti, secondo me, io quello che penso e che Amado abbia dato fa la famosa porta del karma, sai che parlava sempre di questa famosa porta per aprire il karma, mm. magari in un bicchiere d'acqua. Magari adesso non mi ricordo se, eh, se c'era nella scena in cui sono lì e in cui sono a discutere di questa cosa, Amado gliela ha data senza neanche chiederglielo. Magari, mm -hmm. come se fosse una pastiglia sciolta nell'acqua, per dire ha detto bevi questo bevi un po' d'acqua, gli dava un bicchiere con la pillola senza accorgersi che c'era dentro il karma dentro, non lo so e, e lì c'è il ridacchio di, di Amado e poi se ti ricordi sta preparando un nuovo cyborg ti ricordi no? Mm -hmm. che sia ancora lì come si chiamava Delta che sta ricostruendo che sia che so, alcuni hanno sparato un Madara Versione no. cyborg, <ride> guarda. Sarebbe, guarda, sarebbe più visione. trash di Amado Fratello di Giraia. -sa -sa sarebbe Varevi ancora più cuore. trash, no? no giuro vabbè, che lancerei il manga, il tablet, il, il televisore. No, facciamo come, per... no. come caverna, strappiamo i fumetti, no? A parte le battute, Beh. secondo te? No, Speriamo proprio proprio nell'acido. è eh, nell'acido. Esatto, sto pensando. Eh, dato che Kakashi è sempre stato interessato ai, ai richiami, al richiamo dei de, de, de suoi cani, ha insegnato, mm -hmm. a, ha insegnato a Naruto un po' come usare meglio le sue, le, i suoi richiami, le, le sue coppie, queste cose qua. Sto pensando che magari con la presenza di Nue, la sua, miss, la miss, sua missione, infatti il fatto che non si veda. Tu continui a ripetere che Ikemoto aveva detto quella frase che Kakashi uh, un ruolo importante nella storia, ti ricordo? No, allora, in realtà, in realtà non è stato detto da Ikemoto, che però poi ovviamente ha confermato, no, era, cioè era sì, l'ha detto anche lui, però è stata, è stata anche un'affermazione di, di Masashi Kishimoto, nel senso che... Eh, Credo che ne abbiano discusso, però sì. Kemoto aveva detto questa cosa. È stato chiesto più volte come mai Kakashi non fosse mai apparso nel manga. E la sua risposta, molto evasiva, con, un, eh, con uno sghignazzare di sottofondo che è stato proprio riportato ne, eh, nell'intervista <ride> scritta, eh, ha detto: C'è un motivo per cui ancora voi non avete visto Kakashi nel, hey. eh, nel manga. E sicuramente, non e, si e sicuramente ha detto: Adesso non avrete una risposta. Però, c'è un motivo essere, del perché non è apparso. Potrebbe essere una spiegazione. Il fatto che lui cerchi il, una spiegazione dei richiami, magari di questi degli altri mondi, di mondi paralleli, mm. eh, non lo so. Non lo so. Kawaku, con so. con il mondo parallelo di Kaguya, di, di, di sei mondi, oppure del mondo in cui potrebbe spedire tutti i shiki non lo so eh, sto, sto eh, in realtà, in realtà non, non lo so perché comunque Kakashi continua credo che continui a lasciare molte porte aperte cioè se tu noti ad esempio cioè, quasi tutte le tecniche più potenti che sanno usare compreso, eh, na, compreso Boruto e anche Sarada come il Mille Falchi e il Rasengan la moltiplicazione del corpo che adesso sta imparando Kawaki eh, eccetera, ci cioè, sono tutte tecniche perfezionate eh, quasi insegnate da, eh, da Kakashi che si è veramente fatto tanto da parte. Quindi, quindi non lo so, potrebbe anche avere un ruolo nell'insegnare a Kawaki ad utilizzare l'abilità oculare di Ishiki o potrebbe insegnare a Boruto a utilizzare il Jogan quando scoprirà eh, di avere questa abilità oculare e magari apparirà anche nel, nel manga. Quindi insomma Kakashi potrebbe insegnare a Sumira ad utilizzare il richiamo, potrebbe studiare le tecniche del richiamo de degli Otsutsuki potrebbe richiamare Kurama, eh, cioè nel senso potrebbe magari addirittura riuscire a richiamare i cercoteri con la, del, con la tecnica del richiamo, quindi dividendo di nuovo un possibile Dekakoda perché abbiamo visto che c'è la possibilità che ce ne siano altri, quindi potrebbe no, ridare una, Kurama a ehm... Naruto in un futuro. Sì, ce n'è uno, ma... Ce n'è uno, però sappiamo che, essendo, essendo questo il secondo decacoda, sappiamo che c'è la, la possibilità che potrebbe, potrebbe essercene anche un altro, cioè potrebbe spuntarne un altro. Nel senso, non diamo per scontato che, che questo sia sì, un sì. decacoda unico. E, e poi ci sono la cosa interessante di Boruto: se vogliamo, è che apre, sta aprendo una quantità di misteri, di cose interessanti, potenzialmente infinita. Se anche vogliamo. troppi, nel senso che forse l'abbiamo anche vero. detto. Forse anche troppi, perché poi non hanno mai risposta, quindi sono Infatti, però comunque una risposta molto lenta. Se, se ti ricordi, ad esempio, ci sono i due sigilli, che ci, due simboli che ci sono al castello distrutti di, nel mondo, di, sì. distrutti, distrutti nel mondo di, di Kaguya. Di Kaguya, scusa, mondo di sì, il castello di Kaguya, sì, uh -huh. che quello di Shiki. Ce ne sono due di cui non si sa praticamente nulla infatti io avevo, avevo pensato all'idea di Amado come magari uno Suzuki che aveva perso il karma, che ne so, capito però perso, guarda, questo, era rimasta solo la penso. conoscenza però non penso neanch'io l'avevo pensato tempo fa quando avevamo parlato quando avevo, avevo scoperto tempo addietro che nell'idea iniziale di Kishimoto c'erano eh, tre Otsutsuki per volta al posto qui due no? infatti ti ricordi c'era Famosa storia di Urashiki che doveva arrivare con Kinshiki e Momoshiki, no? Si uh -huh. ricorda che poi nel film è stata tolta, c'era tutta questa roba qui. Per cui avevo pensato a questa cosa, mi era venuta in mente questa idea. Poi è tutto da vedere, eh? Uh -huh. Cioè, poi consideriamo in realtà il fatto che poi cioè, non è neanche mai Sono stato partito. chiarito, non è neanche mai stato chiarito in realtà cosa siano Naruto e Sasuke che sinceramente io continuo a pensare e che anche se non è mai stato, come si dice, confermato, alla fine avendo ricevuto comunque il potere da, da Agoromo, cioè ancora io non ho capito se possono essere considerati in parte degli Otsutsuki anche loro, eh, sinceramente, perché comunque hanno ricevuto, oltre che essere comunque discendenti di, eh, di Agoromo, Indrashura, Madara e Ashirama, eccetera, non è poi molto chiaro se poi loro possano essere in parte degli Otsutsuki anche loro. Motivo per cui mi si storce a volte infatti il naso a vederli così indeboliti perché, comunque, sono sempre dei, dei discendenti degli Ozuzuki. Sì, In assoluto, diciamo è una discendente degli Otsutsuki. Diciamo che, più che, che discendenti, è un'elezione, un po' come dire, è una benedizione di Agoromo. Ecco, come dire, vi scelgo come eredi spirituali del mio credo, ma diciamo che non è proprio, non so proprio di, eh, di Ma tra trasferendole, trasferendole poi il suo potere durante, durante la guerra, cioè in pratica, se tu hai notato, conferisce a Naruto e Sasuke un sigillo che, che uno è la forma del Sole e uno è la forma della Luna. Quindi io mi chiedo, possono essere considerati una sottoforma minore di karma che loro hanno ricevuto quando Agoromo gli ha passato il, il suo potere? Perché comunque è avvenuto un po' nella stessa maniera in cui, con cui Momoshiki ha trasferito, eh, poi toccando la, mano, toccando la mano di Boruto il karma. E Agoromo ha fatto comunque la stessa cosa una volta morto, perché era morto con Naruto e Sasuke. Quindi potrebbe, potrebbe essere una forma di, di karma, un, un semi-karma, non so come chiamarlo. Mm, più o meno, sì. Potrebbe cioè, essere non, idea non penso, eh, cioè non penso che, che, sia, che siano proprio Tutsuki però penso che la cosa un po' sia simile, cioè plausibile, Beh, infatti, magari anche in un futuro che pensi, venga cosa. Se ci pensi anche a livello oculare, il sole e la luna ci sono nel, a livello proprio di immagine nel Jogan che è una specie di sole, e nel, nell'occhio nell di Ada di Ada, che è praticamente una luna, anzi, una mezzaluna. Mm -hmm. Per cui c'è già l'idea del Sole e Luna, ecco, che sono le stesse di Naruto e Sasuke. Poi, questo cosa vuol dire? Non, non so. si sa. Non e non credo vabbè, che lo sapremo non lo neanche so. nell'immediato, non, non, <ride> non lo so. Boh. E eh, niente. Direi che la concludiamo qua. Sì, tanto Ti anche va. la batteria all'1%, quindi potrebbe facciamo, anche spegnersi. Facciamo gli auguri avanti. di buon Natale. Sì. Facciamo le auguri di Buon Natale o buone feste per chi magari non lo festeggia. Per non. Beh, buone feste. Buone feste perché, buone... Quindi, comunque, buone buon feste capodanno, in generale cioè, a tutti. Ci buon buon capodanno. Esatto, sperando che, che il COVID Natale. prima o poi vada via. Non lo so, magari un giorno anche noi amministratori avremo l'opportunità di incontrarci, magari in qualche, in qualche fiera dal vivo. Prima o poi si, si spera quando video tutto con, passerà. Eh, fare un video con Graziano. Che, che ci annuncerà l'uscita al cinema di Naruto The Last, eh, certo, <ride> certo, certo. Credo che tu possa ancora sognare con molta tranquillità. Eh, ripeto, forse nel 2090, cioè, non è neanche finito Shippuden. Quindi immaginati se danno al cinema The Last doppiato in italiano. Penso che tu possa eh, sognare bravo. tranquillamente. E eh, guarda, tanto adesso la media si è occupata di recuperare Detective Conan. Figurati, che indietro di 560.000 episodi. È un delirio. No? <ride> per cui, sì, però perciò... po po poi, la, poi allora, la Mediaset è molto simpatica, perché poi a lei la Mediaset non sbatte nulla di... di di terminare un, un anime. Loro cosa dicono? Vabbè, Naruto, Conan, eh, eh, One Piece, non li abbiamo finiti, ma chi se ne frega? Buttiamoci Mairo Academia, buttiamoci Fire Force, buttiamo ne tanti altri 100 che non finiremo mai. e eh, Così facciamo incazzare ancora di più chi vuole sentire il doppiaggio in italiano. Perché esatto. sono così: sono simpatici, sono un po' come si dice sono un, eh, ci tengono un po' nella suspense sono un come, po come fai. Temoto con la chamana. Sono sì. un po' come i homo che si divertono a, a mm. guardare noi miseri mortali che cerchiamo di capirci qualcosa nelle loro trasmissioni. Esatto. Insomma, però adesso sono riuscito a rimettere io degli spettri che, che non l'ho mai visto, ammetto, per cui eh, sempre cosa Sì, beh, perché, perché ogni tanto poi recuperano anche perle de poi degli anni cosa, passati, ma tanto non carina. termineranno. È una cosa carina che è, è la versione Yamato, ma quella non censurata. Cioè, non quella che è andata in tv negli anni '90 è la versione quella di DVD. Per cui, sentire certe parole in, su Mediaset fa sì, proprio un po' strano. Ecco per noi, abituati all'accidenti, per Bacco, per uh, <ride> miseriaccia e eh, robe simili. No? Va bene, dai, allora, ci sentiamo. Marco vi saluta che eh, gli è morto il cellulare eh, noi ci sentiamo prossimamente dopo Natale, vi auguro Buon Natale, Buon Capodanno ma probabilmente ci vedremo prima per il 28 eh, per una live dedicata a Boruto o Naruto, decidiamo noi e niente fateci sentire cosa ne pensate di questo capitolo noi ci sentiamo la prossima volta mi dispiace per eh, i vari errori di questa live noi ci sentiamo alla prossima statemi bene e Buona serata. Da Naruto e Boruto Italia è tutto. Grazie per averci ascoltato.